Allora ragazzi, per finire i solidi cristallini dobbiamo vedere soltanto i solidi ionici. Solidi ionici che sono dei tipici solidi a legame non direzionale, ovviamente lo abbiamo già detto perché, ciò che tiene insieme i solidi ionici sono le attrazioni elettrostatiche fra ioni carichi di segno opposto. Ho cancellato la legge di Coulomb, ma penso che sia il caso di andare a riscrivere la legge di Coulomb perché, ripeto, è sempre, diciamo, istruttivo tenerla presente. F, la forza, diciamo, di attrazione o di repulsione che si genera fra due cariche elettriche Q con 1 e Q con 2 è uguale a meno K Q con 1 e Q con 2 fratto R con 2. Diciamo che la legge di Coulomb è molto importante quando si parla dei solidi ionici. Perché? Perché praticamente noi abbiamo che nei solidi ionici si trovano assieme tanti ioni caricati positivamente e tanti ioni caricati negativamente. Il motivo per cui quando si forma un legame ionico dà sempre origine a un solido è dovuto al fatto che la forza di attrazione che una carica elettrica positiva genera nei confronti di una carica, di delle cariche elettriche negative non è saturata da una sola carica elettrica, ma cerca di circondarsi di quante più cariche elettriche di segno opposto è possibile. È chiaro? E altrettanto dicasi per le cariche elettriche negative. Soltanto che noi che cosa si verifica? Si verifica che mettendo insieme tante cariche elettriche positive e tante cariche elettriche negative si verificheranno due tipi di interazioni, delle interazioni di tipo attrattivo fra ioni carichi di segno opposto, delle interazioni di tipo repulsivo fra ioni carichi dello stesso segno. Ovviamente, affinché si possa formare un solido ionico stabile, noi abbiamo che le interazioni di tipo attrattivo devono essere più forti delle interazioni di tipo repulsivo. E chiaramente questo è il requisito di stabilità della struttura di un solido ionico. Va bene. A questo punto qui dobbiamo, diciamo così, fare riferimento alla legge di Coulomb che sono andato a riscrivere alla lavagna. Se noi abbiamo un sistema di cariche positive, chiamiamo con Q con 1 le cariche positive, e un sistema di cariche negative, Q con 2, ovviamente la somma delle cariche positive deve essere uguale alla somma delle cariche negative, perché il solido ionico che noi stiamo considerando deve essere globalmente parlando elettricamente neutro. Noi abbiamo che a decidere se le interazioni di tipo attrattivo o se le interazioni di tipo repulsivo vincono le une sulle altre, ciò sarà deciso solamente da chi? Soltanto dalla distanza reciproca a cui si trovano le cariche. Cioè se noi abbiamo un sistema dato da, consideriamo un sale tipo il cloruro di sodio, in cui gli ioni Na+, in cui è costituito da ioni Na+ e da ioni Cl-. Se noi abbiamo, che ne so, un cristallo di ioni Na+ costituito da, diciamo, 100.000 miliardi di ioni Na+ e 100.000 miliardi di ioni Cl-, le cariche sono sempre uguali, per cui, diciamo, le cariche non vengono a cambiare. Cos'è che può venire a cambiare nella geometria con cui va a cristallizzare questo solido? Sono le distanze relative a cui si trovano questi ioni carichi di segno opposto. Pertanto, il requisito di stabilità che vi ho detto prima, le interazioni di tipo attrattivo devono essere superiori alle interazioni di tipo repulsivo, si può formulare in una maniera lievemente diversa, ma assolutamente equivalente. Cioè questa maniera quale sarà? Sarà a dire che le distanze fra cariche di segno opposto devono essere inferiori alle distanze fra cariche di segno uguale. Poiché praticamente il numero di cariche elettriche che va a formare un cristallo di un solido è lo stesso, quello che vi dirà se vincono le interazioni di tipo repulsivo o le interazioni di tipo attrattivo, quali sono? Semplicemente la distanza. Cioè l'unica cosa che va a variare è questo R qui.
Quindi se la distanza tra le sfere, tra le particelle cariche dello stesso segno è maggiore della distanza tra le particelle cariche di segno opposto, noi avremo che sarà verificato il requisito di stabilità. Adesso, per prima cosa, vediamo un pochino come dobbiamo andare a rappresentare spazialmente questi solidi ionici. Quando noi parlavamo dei metalli, abbiamo detto un metallo è fatto da atomi che sono tutti quanti uguali fra di loro. Quindi la cosa più logica da andare a fare qual è? Un atomo più o meno a simmetria sferica, prendere un sistema di sfere tutte quante uguali. Adesso pigliamo un solido ionico, tipo per esempio il cloruro di sodio, ci sono ioni Na+, ioni Cl-. È chiaro che gli ioni Na+ e gli ioni Cl- avranno dimensioni diverse fra di loro. Per cui che cosa dovremo andare a considerare? Dovremo andare a considerare due sistemi di sfere che hanno raggio diverso, delle sfere a raggio più grande e delle sfere a raggio più piccolo. E questi due sistemi di sfere si devono andare a intercompenetrare gli uni negli altri. Cosa voglio dire? Consideriamo solamente le sfere più grandi. Le sfere più grandi, se noi le mettiamo assieme, cosa fanno? Lasciano degli spazi vuoti fra di loro. Degli spazi vuoti si devono andare a sistemare le sfere più piccole. È chiaro? Però si devono andare a sistemare le sfere più piccole negli spazi vuoti in maniera tale che, sentitemi bene su questo punto, la distanza fra sfere cariche di segno opposto deve essere inferiore alla distanza tra sfere cariche dello stesso segno. Cioè, in poche parole, il requisito di stabilità che le interazioni di tipo attrattivo devono essere numericamente superiori alle interazioni di tipo repulsivo si traduce nel dire che la distanza tra sfere cariche di segno opposto deve essere inferiore alla distanza tra sfere cariche dello stesso segno. Bene. Adesso vediamo un pochino quali sfere sono più grandi e quali sfere sono meno grandi. Dunque, vi posso dire che nella quasi totalità dei solidi ionici reali che esistono, gli anioni, cioè praticamente gli ioni negativi, sono sempre più grandi dei cationi, cioè gli ioni positivi. Come posso dire praticamente questo? Dunque, lo posso dire in base a una serie di considerazioni che adesso vi riporto. Il catione, come si ottiene un catione a partire dall'atomo originario? Il catione si ottiene a partire dall'atomo originario andandolo a spogliare dei suoi elettroni di valenza, cioè gli elettroni che si trovano nel livello energetico più esterno. Va bene? Adesso le dimensioni di un atomo da che cosa vi vengono date? Vi vengono date dalle orbite più esterne in cui ci sono degli elettroni. Se io svuoto completamente questi orbitali, cioè se per esempio se al solido che ha NaZ uguale 11, io gli tolgo l'elettrone che sta in 3s1, io praticamente quasi sempre gli anioni sono più grossi dei cationi. Vi ho detto, i cationi si ottengono a partire dall'atomo da cui si sono generati, togliendogli tutti quanti gli elettroni che erano presenti nel suo livello energetico più esterno, svuotandolo completamente. Per cui gli ioni positivi sono decisamente più piccoli degli atomi da cui si sono generati. Invece praticamente gli ioni negativi sono di due tipi. Ci sono gli anioni semplici tipo Cl- che si ottengono praticamente per effetto della captazione di uno o più elettroni da parte di atomi elettronegativi in modo da riprodurre la struttura elettronica del gas nobile che segue, oppure sono degli aggregati molecolari in cui gli atomi sono tenuti assieme da legami di tipo covalente polare fra un non metallo e l'ossigeno, tipo caricati negativamente, tipo SO4-2, NO3-, CO3-2 e così via. Allora, nel caso praticamente degli anioni semplici, noi abbiamo che gli anioni semplici saranno più grandi degli
atomi da cui si sono generati, perché hanno acquisito altri elettroni, quindi saranno sicuramente più grandi. Quindi già questa prima considerazione che dice i cationi si sono ottenuti dagli atomi, gli devo togliere tutti gli elettroni più esterni, quindi si sono contratti molto rispetto praticamente all'atomo da cui si sono formati. Gli anioni invece si ingrandiscono rispetto all'atomo da cui si sono formati. Se poi noi andiamo a fare questo ragionamento per gli ossi anioni, cioè l'SO4-2, il CO3-2, l'NO3-, che non è formato da un solo atomo, ma che sono formati da almeno 2, 3, 4 atomi, a maggior ragione quegli anioni saranno più grossi dei cationi. Qualcuno di voi mi potrebbe andare a dire, sì, però sì, mi va a vedere un po' sopra la tavola periodica, quella là fatta bene, che vi riportano i raggi dei cationi, i raggi degli anioni. Se io vado a vedere il fluoruro d'uranio, l'uranio è un atomo molto molto grande, lo ione fluoruro è l'anione più piccolo che esiste, insomma, là ci siamo più o meno, sono più o meno la stessa cosa, le due, diciamo così, dimensioni. Tenete presente che quando voi a un atomo gli avete tolto gli elettroni più esterni, la nube elettronica si contrae ancora di più, perché essendoci un surplus di carica positiva, quelle poche cariche negative che ci stanno vengono attratte ancora più fortemente dalle cariche positive del nucleo, per cui c'è ancora un effetto di contrazione sulle nubi. Dicevo, nonostante questo, in alcuni casi, tipo il fluoruro d'uranio, i valori sono, diciamo così, simili, o addirittura potrebbero anche essere, per qualche elemento transuranico, ancora più grandi per quanto riguarda il cationo. Allora, facciamo così. Come espediente didattico, cioè in maniera, diciamo, come escamotage per fare una lezione più semplice, che sia più comprensibile da parte vostra, ragioniamo come se gli anioni fossero sempre più grandi dei cationi. Questo si verifica nel 99,99% dei casi pratici. Poi, alla fine, diciamo così, di questa lezioncina, io mi svincolerò anche da questa limitazione e potremo anche considerare i casi più teorici che pratici, come il fluoruro d'uranio, il fluoruro di Nettunio, il fluoruro di Lavrenzio, che potrebbero, in cui si potrebbe andare a verificare che il raggio dell'anione sia inferiore al raggio del cationio. Questi esempi, questi atomi qui, per esempio il laurencio, il nettunio, sono tutti atomi radioattivi, quindi molto instabili, la cui vita può durare anche pochi secondi. Però consideriamo tutto quello che in teoria si può verificare. Allora, vi ripeto, questa prima parte della lezione, diciamo così, lo faremo postulando che gli anioni sono più grandi dei cationi, ciò che si verifica nel 99,9999% dei casi. Quindi, come sono fatti questi solidi ionici? Immaginiamoci un reticolo di sfere più grandi anioniche caricate negativamente e negli spazi lasciati vuoti da questo reticolo di sfere anioniche più grandi caricate negativamente si vanno a sistemare i cationi che sono caricati positivamente. Allora, ragazzi, seguitemi bene su questo punto qui. Sicuramente il requisito di stabilità viene rispettato nella situazione in cui i cationi sono direttamente a contatto degli anioni, quindi la distanza cationi-anioni è uguale a zero, e gli anioni risultano staccati fra di loro, così come pure i cationi risultano staccati fra di loro. Cioè, in questa situazione qui, cationi direttamente a contatto degli anioni, anioni staccati fra di loro, cationi staccati fra di loro, sicuramente il requisito di stabilità è rispettato, perché la distanza cationi-anione è uguale a zero, la distanza anione-anione e cationi-cationi è diversa da zero, è finita ma diversa da zero. Quindi sicuramente queste strutture rispetteranno il requisito di stabilità. Quindi diciamo così che generalmente ci si andrà sempre a, diciamo così, a ottenere delle strutture in cui i cationi siano direttamente a contatto degli anioni, quindi si trovino fra di loro mutuamente a distanza uguale a zero, e anioni e cationi risultino fra di loro staccati,
quindi separati da una distanza, seppur piccola, comunque finita. Va bene. Poi c'è da considerare anche un altro criterio che devono seguire i solidi ionici quando vanno a scegliere il tipo di geometria in cui andare a formare un solido. Noi abbiamo parlato di questo parametro, il numero di coordinazione, giusto? E l'abbiamo definito essere come il numero di particelle immediatamente vicine a una particella stessa, a una particella con cui la stessa particella può contemporaneamente interagire. E abbiamo detto che generalmente più alto è il numero di coordinazione delle strutture, più queste sono stabili. Perché? Perché interagire con un numero più alto di particelle vuol dire creare un maggior numero di legami, e più legami si formano, più l'energia del sistema si abbassa. Va bene? Allora, per vedere un pochettino come si formano questi solidi ionici, io suggerirei di partire dal più alto numero di coordinazione possibile e poi andiamo mano a mano a scendere. Vediamo un pochettino poi perché questi numeri di coordinazione alti si possono verificare solo in alcuni casi, o in alcuni casi sono semplicemente teorici, non risultano essere pratici. Il numero di coordinazione più alto possibile, l'abbiamo già visto, è 12. Non ci possono essere numeri di coordinazione più alto. E corrispondono alla geometria esagonale compatto o cubico a facce centrate. Lo abbiamo visto quando abbiamo parlato dei metalli. Adesso supponiamo praticamente di avere un solido ionico, un ipotetico solido ionico, in cui il numero di coordinazione di questo solido ionico sia 12. Cioè, quando noi parliamo di solido ionico di un metallo, noi abbiamo un atomo di metallo che è circondato da 12 atomi di un metallo. Invece in un solido ionico noi che cosa dovremmo avere? Dovremmo avere un ione positivo circondato dai 12 ioni negativi. Bene, allora guardate qui. Qui è più semplice andare a ragionare nel piano piuttosto che andare a ragionare nello spazio. Qui vi sono andato a disegnare la sistemazione esagonale delle sfere, diciamo così, tutte quante uguali, che era quella là tipica di un metallo, va bene? Quindi adesso non guardate i segni che ho messo praticamente in queste sfere, guardatele come se non ci fossero i segni. Questo praticamente è un metallo, va bene? Se questo diventa un solido ionico, io perché possa avere un solido ionico con numero di coordinazione 12, io che cosa dovrei avere? Dovrei avere ad esempio che questo qui è un catione e questi qui che sono immediatamente a contatto sono tutti quanti degli anioni. Ho commesso un errore, qui non dovevo andare a mettere queste cariche negative qui. Va bene? Poi chiaramente ci saranno altri tre da sopra e ce ne saranno altri tre da sotto, quindi il numero di coordinazione sarà 12. Diciamo praticamente che se esistesse in realtà qualche solido ionico in cui il raggio del catione è perfettamente uguale al raggio dell'anione, noi praticamente abbiamo che il requisito di stabilità risulterebbe, diciamo così, verificato. Cioè, in poche parole, il catione è direttamente a contatto di tutti quanti gli anioni e gli anioni non sono direttamente a contatto fra di loro. Quindi, se noi abbiamo un solido ionico in cui R con C, raggio del catione, è perfettamente uguale a R con A, quindi il rapporto R con C fratto R con A assume valore perfettamente uguale a 1, i sistemi in cui questo solido ionico va a cristallizzare saranno o l'esagonale compatto o il cubico a facce centrate. Va bene? Allora, guardate un pochettino io qui che cosa mi sono andato a disegnare. Vi ho disegnato uno specchietto. In questo specchietto che cosa vi dico? Cominciate a guardarlo dal basso, non dall'alto. Vi dico che se il rapporto raggio del catione fratto raggio dell'anione assume valore uguale a 1,
Noi abbiamo dei solidi ionici che cristallizzano nel sistema esagonale compatto o cubico a facce centrate. Va bene? Nella realtà però noi non abbiamo nessun catione che ha il proprio raggio perfettamente uguale a quello dell'anione. Quindi che cosa risulta? Risulta che se esistesse un catione che ha un raggio perfettamente uguale a quello lì dell'anione, questi solidi ionici che si formerebbero cristallizzerebbero nel sistema cubico a facce centrate e esagonale compatto. Ma dato che nella realtà questo caso non si verifica mai, questo tipo di geometria per i solidi ionici è puramente teorico. È chiaro? Quindi io vi propongo questo caso soltanto per completezza ideologica, diciamo così, cioè per farvi vedere tutti i casi che si verificano, anche quelli che si potrebbero verificare, anche perché partendo, diciamo così, dal numero di coordinazione 12, vediamo anche perché poi escono i numeri di coordinazione più bassi. Mi avete seguito fin qui, ragazzi? Ci sono problemi? Benissimo. Abbiamo detto che nella realtà quasi tutti i cationi hanno raggio inferiore a quello lì dell'anione. Quindi invece di avere questo tipo di situazione che abbiamo descritto qui, questo tipo di situazione non si verifica perché? Perché abbiamo detto il raggio del catione è sempre inferiore al raggio dell'anione. Allora noi che cosa avremo? Avremo praticamente una situazione di questo tipo, cioè il catione sarà più piccolo degli anioni, cioè noi non avremo questo catione così grosso, vedete? Avremo un catione più piccolino, ma questa struttura che sono andato a disegnare qui, ahimè, ha il numero di coordinazione 12, ma non presenta più il requisito di stabilità. Perché? Perché abbiamo gli anioni che sono direttamente a contatto fra di loro e il catione che non è più a contatto degli anioni. Quindi per effetto della legge di Coulomb le interazioni di tipo repulsivo sono maggiori delle interazioni di tipo attrattivo, e quindi questa struttura che noi siamo andati a disegnare qui non presenta il requisito di stabilità, per cui la possiamo andare a cancellare come una struttura che non si potrà mai verificare. Pertanto se il rapporto raggio del catione fratto raggio dell'anione è inferiore a 1, cioè se il catione è più piccolo dell'anione, che cosa succede? Ecco, succede praticamente quello che siamo andati a disegnare qui. Cioè, in poche parole, il sistema andrà a cristallizzare nella geometria che permette il più alto numero di coordinazione possibile, che però presenti ancora il requisito di stabilità. Questa geometria è quella cubica a corpo centrato, a cui corrisponde il numero di coordinazioni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Va bene? Vedete, in questo sistema cubico a corpo centrato, io che cosa ho? Ho che il catione si trova al centro del cubo e gli anioni si trovano ai quattro spigoli del cubo. Ovviamente voi dovete sempre fare riferimento al fatto che il catione è direttamente a contatto degli anioni e gli anioni non sono direttamente a contatto fra di loro. Diciamo che per mostrare meglio quello che succede, io è meglio che mi riferisco a una situazione in un piano. E quale piano scelgo? Guardate un poco. Vado a scegliere il piano dato da questo rettangolo A, B, C, D, A. Cioè, in poche parole, è un rettangolo in cui l'altezza è data dallo spigolo del cubo e la base è data dalla diagonale della faccia del cubo. Va bene? Andiamo praticamente a disegnare sul piano questo rettangolo qui. Io vi ho detto che noi che cosa abbiamo in questo rettangolo? Abbiamo che il catione è direttamente a contatto degli anioni e gli anioni non sono direttamente a contatto fra di loro.
Vedete, questa situazione viene esemplificata in questo disegnino che ho fatto qui. Catione direttamente a contatto degli anioni e anioni che sono staccati fra di loro. Ovviamente la mia mano non è quella lì di Giotto, cioè praticamente a mano libera non sono capace di fare dei cerchi perfetti. Nelle mie intenzioni erano dei cerchi perfetti questi qui, insomma. Chiaro, se fate bene il disegno vedrete praticamente che se il catione è grandicello rispetto all'anione, gli anioni non si toccano fra di loro. Va bene? Mi seguite? Adesso supponiamo praticamente che, lasciando gli anioni sempre delle stesse dimensioni, il catione li impicciolisca. Dire questo è equivalente a dire che il rapporto raggio del catione fratto raggio dell'anione diminuisce. Se il rapporto raggio del catione fratto raggio dell'anione diminuisce, che cosa succede? Questo si fa più piccolo, questi qua restano tale e quale. Quindi che significa? Significa che quando questo si fa più piccolo, gli anioni saranno sempre a contatto del catione, ma gli anioni si avvicineranno fra di loro. È chiaro? Continuiamo a far diminuire questo rapporto raggio del catione fratto raggio dell'anione fino a una situazione limite. La situazione limite è questa. Vedete, in questa situazione limite qui, io che cosa ho? Ciò che il catione è a contatto con tutti e quattro gli anioni, ma oramai il catione si è rimpicciolito tanto che i cationi sono direttamente a contatto fra di loro. Se io rimpicciolisco ulteriormente il catione, lasciando sempre gli anioni tale e quale, che cosa succede? Mi trovo in questa situazione qui. Anioni direttamente a contatto fra di loro, ma catione che non è a contatto con gli anioni. Pertanto questa situazione che io vado a disegnare qui è una situazione che non presenta il requisito di stabilità, perché la distanza tra le sfere cariche dello stesso segno è nulla, la distanza tra sfere cariche di segni opposto è finita. Quindi questa situazione qui non presenta il requisito di stabilità. Questa situazione che io sono andato a disegnare qui presenta il requisito di stabilità al limite. Cioè, in poche parole, questa si può ancora verificare. Perché? Perché il catione è a contatto con gli anioni e gli anioni sono ancora a contatto fra di loro. Ma se noi diminuiamo il rapporto raggio del catione rispetto al raggio dell'anione, poco rispetto a questa situazione qui, saltiamo in questa situazione qui che non verifica più il requisito di stabilità. Adesso vi dimostro come, con stupidissime considerazioni di tipo geometrico, ci possiamo andare a calcolare il valore del rapporto raggio del catione e raggio dell'anione per cui si verifica questa situazione. Va bene? Ve lo faccio vedere perché è una cosa semplicissima. Allora, noi abbiamo che il lato del cubo, cioè questo sarebbe, vedete, A, B, C, D. Il lato del cubo è uguale, questo è il raggio dell'anione, quest'altro è il raggio dell'anione, quindi il totale a quanto è uguale? Due volte il raggio dell'anione. La diagonale di questo rettangolo, a cosa è uguale? Questo tratto qui, che cos'è? Raggio del catione. Questo tratto qui che cos'è? Raggio del catione. Questo tratto qui che cos'è? Raggio del catione. Questo tratto qui che cos'è? Raggio dell'anione. Quindi allora tutta la diagonale quanto è uguale? Quante volte? Raggio dell'anione. 2 r con A più 2 r con C. Benissimo. Adesso, noi sappiamo che la relazione che lega il lato di un cubo con la sua diagonale, questo AC è uguale alla diagonale del cubo, è uguale praticamente, la diagonale è uguale a radical 3 per il lato. Quindi noi avremo che 2R con A più 2R con C che è uguale alla diagonale sarà uguale a radical 3 che moltiplica 2R con A. Bene, dividiamo tutto per R con A
e andiamo a risolvere il rapporto R con C fratto R con A, risulterà uguale a 0,732. Cioè, cosa voglio dire? Voglio dire che il rapporto raggio del catione fratto raggio dell'anione per il quale si verifica questa situazione è 0,732. Per tutti i valori del rapporto raggio del catione fratto raggio dell'anione, noi ci troviamo in queste situazioni qua, cioè di piena stabilità. Per tutti i valori del rapporto raggio del catione fratto raggio dell'anione inferiori a 0,732, noi ci troviamo in questa situazione qua che non presenta il requisito di stabilità. Va bene? Quindi io che cosa concludo? Concludo che quando il rapporto raggio del catione fratto raggio dell'anione assume valore superiore a 0,732, qual è praticamente il sistema in cui andrà a cristallizzare il solido ion? Sarà quello cubico a corpo centrato, a cui corrisponde il numero di coordinazione 8. Va bene? Adesso ragioniamo un pochettino. Se noi avessimo un ipotetico solido ionico in cui il rapporto raggio del catione fratto raggio dell'anione assume valore 1, cioè in cui catione e anione sono perfettamente uguali fra di loro, il requisito di stabilità sarebbe verificato per queste due strutture qui e per questo qui. Quale dei due si verifica nella realtà? Si verifica quello al numero di coordinazione superiore, perché è quello che permette maggiori interazioni e che quindi nella realtà è più stabile. Cioè, fra due tipi di geometrie che entrambe presentano il requisito di stabilità, vince quello là a numero di coordinazione più alto, perché permette più interazioni. Vi ripeto, questo è un discorso meramente teorico, perché non esistono cationi e anioni che sono perfettamente uguali tra di loro, ma se esistessero, vincerebbero le geometrie a numero di coordinazione. Va bene? Adesso voi vi starete chiedendo, ma quando ci troviamo in questa situazione qui, cioè quando il rapporto raggio del catione fratto raggio dell'anione è inferiore a 0,732, quindi quando per la geometria ottaedrica il requisito di stabilità non risulta rispettato, il sistema cosa fa? Che geometria si sceglie? Si sceglierà una geometria a cui compete un numero di coordinazione immediatamente più basso di 8, che presenti comunque il requisito di stabilità. Qual è questa geometria? Ecco, la geometria ottaedrica. L'ottaedro è un solido geometrico costituito da due piramidi a base quadrata incollate per la base. Si chiama ottaedro perché? Perché aedron vuol dire faccia in greco, quindi è un solido che ha 8 facce, che sono gli 8 triangoli delle due piramidi. Va bene? Poi in questa geometria ottaedrica noi che cosa abbiamo? Abbiamo che ai vertici dell'ottaedro si trovano tutte cariche negative, ioni negativi. Al centro dell'ottaedro si trova una carica positiva. Il numero di coordinazione che ha questa struttura è facilmente calcolabile. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ed è inferiore a 8. Pertanto, se il rapporto raggio del catione fratto raggio dell'anione è superiore a 0,732, va bene il cubico a corpo centrato. Ma se è inferiore a 0,732, allora il sistema andrà a cristallizzare, diciamo così, in questa situazione qui, in questa geometria che è ottaedrica. Va bene? Allora, andiamo un pochettino a vedere meglio che cosa succede. Come al solito, per andare a vedere nella realtà che cosa succede, dobbiamo andare, meglio andarlo a vedere in un piano piuttosto che nel disegno in assonometria. Perché noi che dobbiamo avere? Abbiamo che questo catione dovrebbe essere a contatto con tutti, questo catione dovrebbe essere a contatto con tutti gli anioni. E gli anioni non dovrebbero essere a contatto fra di loro. Ovviamente non riesco a fare un disegno così.
Allora, per farvi un disegno così, io devo andare nel piano. E come piano che mi scelgo? Mi scelgo il piano A, B, C, D. Cioè, praticamente, prendo i centri dei quattro anioni e li vado a riportare in un piano. Cioè, sono questi qua, vedete? Questo qua sarebbe A. Questo qua sarebbe B. Questo qua sarebbe C. Questo qua sarebbe D. E questo centro praticamente dell'ottaedro sarebbe un O. Va bene? Allora, noi che cosa abbiamo? Abbiamo che quando il rapporto raggio del catione fratto raggio dell'anione diventa immediatamente inferiore a 0,732, noi ci troviamo in questa situazione qui, vedete? Catione direttamente a contatto degli anioni e anioni che sono separati fra di loro. Tenete presente che sopra questa sfera qui ci sta un altro anione che sarebbe questo, sotto a questa sfera qui ci sta un altro anione che sarebbe questo qui. Va bene? Siamo d'accordo? Come al solito supponiamo che questi anioni restino tali e quali e il catione vada rimpicciolendo, ciò che è la stessa cosa a dire che il rapporto raggio del catione fratto raggio dell'anione continua ancora a diminuire. Mano a mano che diminuisce, noi che cosa abbiamo? Se questi restano tale e quale, questo si rimpicciolisce. Il catione resterà sempre a contatto degli anioni, ma la distanza tra gli anioni andrà mano a mano diminuendo. Facciamolo diminuire fino a quando arriviamo alla situazione limite di stabilità che è denotata da questa situazione qui. In questa situazione limite di stabilità, noi che cosa abbiamo? Abbiamo che il catione è direttamente a contatto degli anioni e gli anioni sono direttamente a contatto tra loro. Se noi, rispetto a questa situazione limite di stabilità, facciamo ancora ulteriormente diminuire il rapporto raggio del catione fratto raggio dell'anione, noi ci troviamo in questa situazione qui. Anioni direttamente a contatto fra di loro, catione che non è più direttamente a contatto fra di loro. Ma ormai voi l'avrete capito. Questa situazione si può mai verificare nella realtà? No. E perché? Perché non presenta il requisito di stabilità. E perché? Perché le interazioni di tipo repulsivo fra sfere cariche dello stesso segno che si trovano a distanza nulla fra di loro sono superiori alle interazioni di tipo attrattivo fra sfere cariche di segno opposto. Quindi noi questa situazione qui la possiamo andare a cancellare perché non manifesta il requisito di stabilità. Vi faccio vedere come, e da semplicissime considerazioni geometriche, ci possiamo andare a calcolare, diciamo così, il valore del rapporto raggio del catione fratto raggio dell'anione che dà origine a questa situazione. Guardate qua. Questo è il centro del catione, questo è il centro dell'anione, questo è il centro dell'anione. Allora, guardate un pochettino. Questo è un triangolo equilatero perché praticamente i due cateti sono uguali. Quale sarà praticamente la lunghezza di questi due cateti? Chiamiamo questo qua O, questo qui B e questo qui C. OB, che è uno dei due cateti, sarà uguale ovviamente ad OC, risulterà essere uguale a questo quanto è? Raggio del R con C. Questo quanto è? R con C. Allora questo sarà R con C più R con C. Questo qui l'ipotenusa quanto sarà uguale? A 2R. 2R con A, benissimo. Questa è R con A, 2R con A. Adesso applichiamo un difficilissimo teorema di Pitagora a questo triangolo equilatero e vediamo che il quadrato costruito sull'ipotenusa, 2r con a al quadrato, deve essere uguale alla somma dei quadrati costruiti sui due cateti, r con c più r con a al quadrato, moltiplicato per 2, perché r con c più r con a al quadrato più r con c più r con a al quadrato, quindi fa 2r con c r con a al quadrato. Se noi andiamo a dividere tutto per r con a al quadrato,
e andiamo a risolvere l'equazione di secondo grado che esce fuori nell'unica incognita R con C fratto R con A, mi viene uguale a 0,414. Cioè questo valore 0,414 è il valore che mi dà origine a questa situazione qui. Quindi cosa voglio dire? Voglio dire che quando il rapporto raggio del catione fratto raggio del magnione è superiore a 0,414, io mi trovo in questa situazione in cui la geometria ottaedrica presenta il requisito di stabilità. Quando io mi trovo proprio a 0,414, la geometria ottaedrica è stabile al limite. Se andiamo a valori inferiori a 0,414 ci troviamo in questa situazione qui e la geometria ottaedrica non presenta più il requisito di stabilità. Per cui io che cosa concludo? Concludo che la geometria ottaedrica è stabile quando il rapporto raggio del catione fratto raggio dell'anione assume valore superiore a 0,414. Però guardate questo specchietto che è riportato qui, vi dice anche tu. La geometria ottaedrica è praticamente stabile quando il rapporto raggio del catione fratto raggio dell'anione è inferiore a 0,732. Perché questo? Perché quando è superiore a 0,732, questa presenta il requisito di stabilità, ma lo presenta anche questo. Allora, tra queste due, chi vince? Quella numero di coordinazione più alta. E se il numero di coordinazione è perfettamente... scusate, se il rapporto raggio del catione fratto raggio della linea è perfettamente 1, questa presenta il requisito di stabilità, questa presenta il requisito di stabilità e questa presenta il requisito di stabilità. Chi vincono? Quella numero di coordinazione più alta. Bene. Adesso, quando noi ci troviamo in questa situazione qui, vedete, rapporto raggio del catione fratto raggio dell'anione è inferiore a 0,414, il sistema che cosa fa? Si sceglierà una geometria con numero di coordinazione immediatamente inferiore a questo che abbiamo detto essere 6, che però presenti il requisito di stabilità. Qual è questa geometria? Questa geometria è questa qui, la geometria tetraedrica. Cercherò di spiegarvi un pochettino cosa vuol dire questa geometria tetraedrica. Il disegno può essere non sufficientemente spiegativo. Queste due sfere qui, vedete? Questa qui e questa qui. Diciamo che giacciono sul piano della lavagna e rappresentano due sfere. Poi ci sta una sfera che è disegnata tratteggiata. Questa si trova dietro a queste due sfere, con il centro in corrispondenza del punto di tangenza di queste due sfere. Queste tre sfere nel piano individuano, diciamo così, uno spazio vuoto e in questo spazio vuoto ci andiamo a sistemare un'altra sfera. Quindi queste qua stanno sul piano della lavagna, questa sta un po' più dietro e questa sta ancora un po' più dietro. Queste quattro sfere individuano uno spazio vuoto, individuano quello che si dice una lacuna. Questa lacuna è questa qui, in questa lacuna ci si va a mettere il catione, una lacuna tetraedrica. Perché? Perché praticamente tiene immediatamente attorno 1, 2, 3, 4 particelle. Va bene? Adesso, quando il rapporto raggio del catione fratto raggio dell'anione assume valore immediatamente inferiore a 0,414, la geometria che risulta stabile è quella tetraedrica a cui corrisponde il numero di coordinazione 4. Diciamo che io qui vi ho disegnato direttamente la situazione limite di stabilità, cioè quando il catione è direttamente a contatto degli anioni e gli anioni sono direttamente a contatto fra di loro. Se il catione fosse un pochettino più grande, gli anioni restassero tali e quali, che succederebbe? Che il catione sarebbe direttamente a contatto degli anioni e gli anioni non sarebbero direttamente a contatto fra di loro. Diciamo che il valore del rapporto raggio del catione fratto raggio dell'anione
che realizza questa situazione limite di stabilità si può calcolare con delle considerazioni geometriche. Non lo faccio perché qua sono un pochettino più scoccianti, poiché non mi interessa che voi ricordiate difficili dimostrazioni geometriche. Io per i casi semplici ve l'ho fatto vedere. Questo qua è un poco più complicato, se vi sfiziate andate a casa, vi mettete, vedete se ci arrivate da soli, perché ci si può arrivare, però magari avete tempo da perdere. È chiaro? Quindi praticamente questo cosa vuol dire? Vuol dire che quando il rapporto raggio del catione tra raggio del anione diventa immediatamente inferiore a 0,414 diventa stabile il tetraedrico. Ma quando diventa uguale a 0,225 ci troviamo in questa situazione di stabilità. Se praticamente facciamo diminuire il rapporto raggio del catione fratto raggio dell'anione ancora di più rispetto a questa situazione limite di stabilità, è come se il catione diventasse così piccolo, vedete? E quindi in questa situazione noi avremo che tutti gli anioni sono direttamente a contatto fra di loro e il catione non è a contatto con gli anioni. Allora il tipo di geometria che si verificherebbe è questo triangolare nel piano, va bene? Questo triangolare nel piano, ovviamente, io vi ho già disegnato la situazione limite di stabilità. Se il catione è un pochettino più grande, gli anioni si separano fra di loro. Se ci vogliamo andare a calcolare il rapporto raggio del catione fratto raggio dell'anione che realizza questa geometria, ce lo possiamo andare a calcolare semplicissimamente. Il valore è 0,155. Vedete? Invece il valore del rapporto raggio del catione fratto raggio dell'anione che verifica questa situazione limite di stabilità per la geometria tetraedrica è 0,225. Quando poi scendiamo al di sotto di 0,155, noi che cosa abbiamo? Abbiamo praticamente che è come se il catione fosse così piccolo e non fosse direttamente a contatto con gli anioni. Quindi neanche questa geometria triangolare sarebbe più, diciamo così, stabile. E allora avremmo la geometria lineare. Però oramai siamo arrivati a un rapporto raggio del catione e raggio dell'anione che non è verificato da nessuna coppia anione-catione reale. Per cui, vedete, questo è un altro caso meramente teorico. Chiaro? Qui vi ho portato invece dei casi reali, diciamo così, di sistemi in cui vanno a cristallizzare in quelle geometrie. Per cui, diciamo così, facendo un discorso riepilogativo di quello, tutti questi solidi ionici, abbiamo detto i solidi ionici vengono rappresentati con due sistemi di sfere di raggio diverso, delle sfere più grandi negative anioniche e un reticolo di sfere più piccole cationiche che si sistemano negli interstizi lasciati liberi da questo reticolo di sfere anioniche più grandi. Abbiamo anche detto che sicuramente rispettano il requisito di stabilità quei sistemi in cui il catione è direttamente a contatto degli anioni e gli anioni sono staccati fra di loro. Poi abbiamo detto che a parità di requisito di stabilità, cioè quanto più geometrie presentano il requisito di stabilità, la geometria in cui va in realtà a cristallizzare il solido ionico è quella che permette il numero di coordinazione più alto. Questi sono i principi che bisogna andare a seguire. Poi che abbiamo fatto? Siamo partiti dal numero di coordinazione più alto possibile, 12 esagonale compatto e cubico a faccia centrale. E abbiamo visto che si può verificare soltanto quando il rapporto raggio del catione fratto raggio dell'anione è perfettamente uguale a 1. In questo caso, che abbiamo visto essere meramente teorico, il solido ionico andrà a cristallizzare in questi due sistemi, in uno di questi due sistemi, a cui competerà il massimo numero di coordinazioni possibili.
Appena il rapporto raggio del catione fratto raggio dell'anione diventa immediatamente inferiore a questo valore, noi che cosa abbiamo? Abbiamo che si verifica una situazione tipo questa. Non è più verificato il requisito di stabilità. Il tipo di geometria in cui va a cristallizzare il solido ionico sarà il cubico a facce centrate. Questa geometria risulterà stabile fino a quando non si verifica questa situazione qui. Questa situazione qui si realizza quando il rapporto raggio del catione fratto raggio dell'anione assume valore 0,732. Quindi noi che concludiamo? Concludiamo che se il rapporto raggio del catione fratto raggio dell'anione è uguale a 1, il sistema in cui andrà a cristallizzare sarà esagonale, compatto, cubico a facce centrate, a cui compete il massimo numero di coordinazioni possibili. Appena diventa inferiore a 1, ma comunque superiore a 0,732, il sistema andrà a cristallizzare nella geometria cubico a facce centrate. Chiaro? Per il numero di coordinazione 1 è stabile sia quello cubico a facce centrate, sia quello cubico a corpo centrato, sia quello esagonale compatto e cubico a facce centrate. Vince chi? Chi c'è il numero di coordinazione più alto. Quando andiamo in questa situazione qui, cioè quando il rapporto raggio del catione fratto raggio dell'anione diventa inferiore a 0,732, l'esagonale compatto, cubico a facce centrate e anche cubico a corpo centrato non sono più stabili, non hanno più il requisito di stabilità. Quindi bisogna scendere come numero di coordinazione. E andiamo alla coordinazione tetraedrica, a cui corrisponde il numero di coordinazione 6. Mano a mano che diminuisce il rapporto raggio del catione fratto raggio dell'anione, gli anioni si avvicinano sempre di più, fino a quando ci troviamo in questa situazione limite, che presenta ancora al limite il requisito di stabilità. E il rapporto per il quale, il rapporto raggio del catione fratto raggio dell'anione per il quale si verifica questa situazione è 0,414. Quando scende al di sotto di 0,414 ci troviamo in questa situazione. Quindi dobbiamo ulteriormente scendere con il rapporto raggio del catione fratto raggio dell'anione. E dobbiamo passare a una geometria che ha un numero di coordinazione ancora più basso, quello tetraedrico. Quando diventa inferiore a 0,414 è stabile quello tetraedrico, mano a mano che diminuisce gli anioni si avvicinano sempre di più fino alla situazione limite che è sancita da un rapporto raggio del catione fratto raggio dell'anione uguale a 0,225. Bene? Quando scendiamo a 0,225 la situazione è denotata dal catione disegnato in rosa, che non è direttamente a contatto con gli anioni, quindi situazione che non ha più il requisito di stabilità. E finiamo praticamente alla geometria triangolare. Quando il rapporto raggio del catione fratto raggio dell'anione diventa immediatamente inferiore a 0,225, gli anioni sono staccati fra di loro, il catione è a contatto con loro, ha il requisito di stabilità, ma mano a mano che diminuisce la distanza degli anioni fra di loro fino a questa situazione limite denotata dal catione disegnato in azzurro. Se diminuisce ulteriormente al di sotto di 0,155, che è il valore del rapporto raggio del catione fratto raggio dell'anione per cui è verificata questa situazione limite di stabilità, abbiamo praticamente questa situazione qui. Ma oramai, quando scendiamo al di sotto di 0,155, non ci sono più cationi e anioni tali, coppie di cationi e anioni tali che abbiano un rapporto raggio dell'anione, raggio del catione fratto raggio dell'anione inferiore a 0,155, per cui andiamo un'altra volta nel teorico. Va bene? Chiaro? Allora, l'ultima cosa che vi volevo dire, ci possiamo finalmente svincolare da quella limitazione, da quell'escamotage didattico che io ho seguito per fare questa situazione. Se ci sta il fluoruro d'uranio, che praticamente il catione è un po' più grande dell'anione, che cosa facciamo? Invece di parlare di rapporto raggio del catione fratto raggio dell'anione, parliamo di rapporto raggio dell'anione fratto raggio del catione. E i ragionamenti restano assolutamente immutati. È chiaro? Quindi praticamente con questo tipo di lezione, con questo escamotage didattico, si può seguire facilmente la lezione e
alla fine ci si può svincolare da questa piccola limitazione che ho fatto per semplicità didattica e andare a considerare tutti i casi, anche quelli più teorici possibili. Cioè, se uno domani, questi fisici nucleari che non tengono niente a fare, bombardando atomi, riescono a ottenere qualche isotopo ad altissima massa atomica che fosse stabile, non succederà mai, perché più grosso si fa, più piatto si fa il nucleo, più instabile il nucleo degli atomi. Ma dico, per assurdo, si verificasse e andassimo a fare il fluoruro di questo elemento stabile, diciamo, il discorso lo potremmo fare lo stesso, solo che invece di parlare di rapporto raggio del catione, rapporto raggio dell'anione, parliamo di rapporto raggio dell'anione fatto raggio del catione. Va bene? Allora ragazzi, ci pigliamo 2 minuti di pausa e vi dico proprio due parole due sui solidi amorfi, diciamo così, e poi concludiamo questa lezione.